Allora, leggiamo questo Salmo 34, Salmo 34 di Davide, dice dal verso 1 in poi: io benedirò il Signore in ogni tempo. E già qui fratelli dice tante cose, io benedirò il Signore in ogni tempo. In ogni tempo significa, fratelli, quando c'è vento e quando c'è caldo. Significa quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. A volte il nemico ci può ingannare, cioè, però non mi sento di lodare il Signore perché ho problemi. Ma all'ospedale quando si va? Quando si sta bene o quando si sta male? Di più dovremmo cercare il Signore. Di più dovremmo cercare il Signore quando le cose non vanno bene, fratelli. Di più. Non è un motivo, non cerchi il Signore perché sono male o perché le cose non vanno male. Di più, si aumenta la dose. E qui dice il salmista: io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. L'anima mia si glorierà nel Signore. Gli umili l'udiranno e si rallegreranno. Gli orgogliosi no, ma gli umili sì. Magnificate. Aspettate che versione vecchia diodatica è meco. Quale meco? Ok, nuova diodati. 3. Magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. Io ho cercato l'Eterno ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Non il versetto 3. Magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. A volte noto, fratelli, durante la lode, l'adorazione, fratelli e sorelle che lodano, altri invece chissà dove sono, fisicamente sono presenti, ma non lodano, non glorificano il Signore. E non è una bella cosa, perché qui dice la Bibbia: magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome, tutti insieme, all'unisono dovremmo lodare il Signore, come fanno stasera quando giocano l'Italia, quando giocano tutti voi, che poi va bene, ci sta, che sono euforici, ma poi io penso, ma i soldi così piglia? tutti i regali, tutte le tradizioni materiali, chi è che se li prende? Che poi c'è gente che ha la mazza così, ti dico, un rumore incredibile, c'è da posseduti. Gente che ti fa pugni nei muri, nei mobili, nei fa. Cioè, è incredibile. Per poi non dire, fratelli, che ci sono cristiani che manco vanno ai culti, manco vanno a pregare perché gioca l'Italia. Cioè, lì bisognerebbe un po' rivalutare la conversione per vedere se c'è una reale conversione. Va bene, verso 4, io ho cercato l'Eterno ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Vedete, quando cercano il Signore, fratelli, Dio poi ci libera. 5. Essi hanno guardato a Lui e sono stati illuminati, e le loro facce non sono svergognate. Notate che prima della liberazione viene l'illuminazione. Dice, essi hanno guardato a Lui e sono stati illuminati. Cioè, Dio mi dà la luce, Dio ti dà la sua parola, la verità. Poi Dio fa miracoli, ma prima che il Signore faccia un miracolo, prima ci dà la luce in mezzo alle tenebre, la parola di Dio, ci dà la parola, per cui essi hanno guardato a Lui, sono stati illuminati, le loro facce non sono svergognate. Questo afflitto ha gridato,
e l'Eterno lo ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue avversità. Se pensi che tu solo hai avversità, qui siamo in buona compagnia, fratelli. Davide ne ha passato abbastanza. Davide è morto all'età di 70 anni, è molto giovane, è morto Davide. Davide è stato causa anche delle sue scelte sbagliate. Lui ha fatto un sacco di scelte sbagliate ed è morto prematuramente. Davide non doveva morire a 70 anni. Va bene, l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Questo sempre mi piace parecchio a Dio Davide, perché dice gli angeli del Signore si accampano attorno a quelli che lo temono e libera. Gustate e vedete quanto, con la quantità, quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in lui. Vedete, fratelli, Dio non è un Dio da solo credere a livello di fede e di teologia. Dio è un Dio da gustare. Cioè anche i sensi devono gustare la bontà di Dio, la benedizione di Dio, l'aiuto di Dio. Quando noi mangiamo un cibo non lo godiamo solo con gli occhi, poi lo tastiamo, lo assaggiamo, i sensi lo sentiamo quando lo gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in lui. Per cui Dio non è un Dio solo da credere a livello spirituale, è un Dio da realizzare nella vita, da gustare. Gustare delle malattie, gustare i problemi, gustare l'avversità. Temete l'Eterno voi suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma quelli che cercano l'Eterno non mancano di alcun bene. Non quelli che sono perfetti, quelli che lo cercano. La Bibbia dice in Ebrei che Dio è il premiatore di quelli che lo cercano. Che cosa siamo venuti a fare qua stasera? Bene, a cercare il Signore. Nella presenza di Dio, nel suo spirito, nella sua unzione, nella sua chiesa. Non è che lo cerchiamo perché non lo possiamo trovare, ma lo cerchiamo perché l'abbiamo trovato. Amen. 11. Venite figliuoli, ascoltatemi, ed io vi insegnerò il timore dell'Eterno. Stasera il Signore ci insegnerà il timore del Signore, non la paura, il rispetto. Pace. 12. Qual è l'uomo che desidera la vita? Attenzione a questo verso, fratelli. Paolo poi riprende questa scrittura nel Nuovo Testamento e dice: qual è l'uomo che desidera la vita, che ama i lunghi giorni per vedere il bene? Qui c'è un punto di domanda. E dice: qual è l'uomo che desidera la vita, che ama i lunghi giorni per vedere il bene? Attenzione, fratelli, la vita, la morte, inizia tutto dalla bocca. Proverbi 18:21, morte, vita e potere. Ho messo un'immagine in questi giorni su Facebook, anche nei gruppi WhatsApp, che le nostre parole possono essere, fratelli, o delle mura o delle finestre. Le nostre parole possono essere o delle mura dove non si va avanti, o delle finestre dove c'è un futuro. E quindi vuoi vedere buoni giorni, trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dal dire menzogne. Il fratello Eken diceva sempre: quando vedi che la tua vita sta prendendo una scia molto brutta, la prima cosa che io analizzerei è quello che stai dicendo. Cosa stai dicendo? A volte non ce ne accorgiamo, fratelli, ma durante il giorno la nostra lingua può essere nelle mani del diavolo e lui la sta veicolando come vuole. E Giacomo dice, la lettera di Giacomo dice, che il nostro futuro è infiammato dalla lingua, cioè la nostra vita viene distrutta, ammazzata da quello che diciamo. Io sono convinto che forse a volte manco ce ne facciamo caso a quello che diciamo durante il giorno, sulla salute, sui soldi, sulle finanze, sui figli, sulla famiglia. A volte non ci rendiamo conto di questo. Una volta c'è il pastore Mauro Girgenti che ha avuto un'embolia polmonare. Significa che tutti e due i polmoni si sono bloccati. L'hanno portato all'ospedale. Poi lui è uscito e poi gli ho telefonato e dico: pastore Mauro, come stai? Dice: bene, grazie a Dio, ho passato momenti brutti, ma Dio mi ha guarito. E dico: ma che cos'era? Dico: il Signore mi ha guarito.
dico cosa ti hanno detto i medici? Dici, Mario, ti ho detto che il Signore mi ha guarito. Io mi indimenso il suo porco. Cioè io cerco di essere gentile, cerco di domandare come sta, siccome noi, come cultura siciliana, io prima mi venivo uno sbottone, mi fece la ricetta, poi dopo la ricetta mi venivo ospitale, dopo ospitale mi dicevo attacchi, dopo attacchi mi dicevo la faccio, dopo la faccio, mi dicevo prendo, dopo tengo per il giro. Cioè, siccome noi raccontiamo dall'anno 5, siamo abituati a lamentare. Come ti senti? Se non ti contesti, un po' quanto in testa. Che delizio. C'è gente che ha fatto l'amore con mia moglie, che quella malattia, fratelli, ne fa una mercè. Non una mercedes, una mercè, una cosa che sembra che si vantano. Più malati sono, più... Io invece odio queste cose. Mia moglie ne sa qualcosa, ma non ne voglio manco parlare. Dopo, quando mi sembrava che il pastore Mauro dicendo era un porco, lo Spirito Santo dice un porco sei tu, perché quello sta onorando la mia parola, non vuole parlare dei suoi problemi, perché scritto non ne vuole parlare, non che non me lo voleva raccontare quello che ha passato cose brutte, poi lui li ha raccontati quando mi sentivo durante la testimonianza mentre predicava, e ne ha passato, ma non ne voleva parlare, perché il fatto che tu ne parli ti sembra ancora più male. No, questo non è, se non mi fa lamentare, gloria a Dio, non siamo riusciti. Ma dobbiamo sgridare questa opzione. Perché non viene da Dio, parlare di malattie non viene da Dio, parlare sempre di malattie di tormenti non viene da Dio, fratelli. Parlare sempre cose, no, ma stanno perdendo, non parlano toccando al nostro tasto, già dice tutte cose. Quindi, fratelli, non è spiritualità parlare di malattie, è spiritualità non è parlare proprio. Da quel giorno ho imparato una lezione. Dice, vuoi vedere tu buoni giorni? Qual è l'uomo che desidera di te e chiama lunghi giorni per vedere il bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da dire menzogne. Qual è la menzogna? La malattia, il problema, la verità. Qual è? Che per le sue debiture noi siamo stati. Questa è la verità. La realtà è quello che passiamo. E dice che se noi vogliamo vedere lunghi giorni, se vogliamo vedere la vita, trattieni questa bestia qui che è un dito sotto il naso. Dice, qual è sotto il naso? Questo ormai era veramente un palmo, certo, se tu hai da tanti, è diverso, ma in base alle mie dita, un dito sotto il naso è la lingua. 13, trattieni la tua lingua dal male, per l'altro delle menzogne, allontanati dal male e fai bene. Cerca la pace e procacciala, che significa nell'ebraico evita i sciarri. Ok? Allontanati dal male, fai il bene, cerca la pace e procacciala. Cerca la pace e procacciala. Non se ti capita pace, cerca di procacciarla. Cacciarla prima. Gli occhi del Signore sono sui giusti, i suoi orecchi sono attenti al loro grido. La faccia dell'Eterno contro quelli che fanno il male, per sradicare la loro memoria dalla terra. I giusti gridano, l'Eterno li ascolta, la generazione musica, e li libera da tutte le loro sventure. L'Eterno è vicino, che bella questa scrittura. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto, salva quelli che hanno lo spirito affranto. 19, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera. Ma perché proprio il giusto ha molti problemi? Perché il giusto ha molti problemi? Che cosa viene scosso? Il grano o la zizzania? La spiga, sai che la spiga per il voce dovremmo spiegare? La spiga, no? Che contiene tanti chicchi. Quando per far uscire i chicchi, c'era prima si faceva un certo modo per far uscire i chicchi. Satana che cosa tenterà di scuotere? La zizzania o il grano? Per questo siamo scossi, per questo abbiamo avversità, per questo il giusto un po' di avversità. Perché grano? Perché grano? Perché c'è del materiale, il diavolo cerca di scoraggiarlo. Marco capitolo 4 dice la Bibbia che tribolazione e avversità venivano per un motivo, a motivo della parola.
Va bene, versetto numero 20: egli preserva tutte le sue ossa e nessuno di esse è spezzato. La malvagità ucciderà il malvagio, quelli che odiano il giusto saranno distrutti. L'Eterno riscatta la vita dei suoi servi e nessuno di quelli che si rifugia in lui sarà distrutto. Allora vi consiglio di leggere questo salmo spesso, leggetelo. C'era un fratello, quando dall'inizio della mia confessione, che veniva a casa mia per fare la preghiera, e lui cosa leggeva sempre? Salmo 34, sempre, tanto che questo salmo mi ha toccato. E poi negli anni ogni versetto è stato una rivelazione, ogni versetto in base alla vita, a quello che mi succedeva, ogni scrittura diventava una rivelazione. Gloria a Dio, ci alziamo in piedi. Oh Signore, come dice il Salmo 34, ti benedirò in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulla mia bocca, sempre, sia quando ci sentiamo, sia quando non ci sentiamo, sia quando siamo in turbolenza, sia quando siamo nella pace, nella buona e nella cattiva sorte. Noi ti loderemo, Signore, ti vogliamo lodare con il Salmo 34, e poi ci vogliamo gloriare in te, perché l'anima mia si gloria in te. Noi ci vogliamo gloriare in te, che sei il nostro pastore, che sei il nostro medico, che sei il nostro provveditore, Signore. Ti vogliamo magnificare, Signore, con tutto il cuore. Ti vogliamo cercare, Signore, perché tu ci liberi dagli spaventi, Signore. Noi vogliamo guardare a te, tu ci illumini, Signore, non se facce, non solo spettacolari. Signore, noi ti cerchiamo con tutto il cuore, tu esaudisci e ci salvi da tutte le nostre avversità. Tu metti i tuoi angeli nella nostra vita, Signore, e noi vogliamo gustare e vedere quanto sei buono, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché i leoncelli soffrono per noi e fame, ma quelli che ti cercano non mancano di alcun bene. Noi vediamo a te perché siamo i tuoi figli, tu ci insegni il tuo timore, Signore. E abbiamo capito, Signore, che dobbiamo stare attenti a questa lingua affinché possa camminare nella verità e non nella menzogna, nella falsità. Signore, aiutaci ad allontanarci da ogni male, da ogni apparenza di male, da tutto ciò che noi non sappiamo che male ma è male. Grazie che i tuoi occhi sono su di noi, Signore. Grazie che il tuo orecchio è su di noi, ascolta le nostre preghiere. Grazie che tu stradichi la memoria dell'empia della terra, Signore. Grazie che quando noi crediamo a te, tu ci ascolti e ci liberi di tutte le nostre sventure. Grazie che tu sei vicino, Signore. Grazie che tu ci salvi. Grazie che tu ci liberi, Signore, da tutte le afflizioni. Con tutto il cuore, a te offriamo questo culto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio, lodiamo il Signore con tutto il cuore. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, alleluia. Thank you.
Thank you.
afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Questa parola combatti, attenzione, è importante, fratello. Non è vero come ci dicono quelli lì per grazia, che noi diciamo senza combattere. Dobbiamo combattere a volte, fratelli. La parola combatti nel greco è agonizzare. Da dove viene la parola agonizzare? Solo che in italiano la parola agonizzare è uno che sta morendo. Invece nel greco agonizomai significa entrare in una disputa. Con chi? Con il diavolo. Significa contendere, significa avere una destra, lottare, significa sforzarsi con estremo zelo, ottenere qualcosa. Purtroppo sta sparendo questo concetto del combattimento, sta sparendo nella Chiesa. Nessuno vuole combattere perché Dio ci dà le benedizioni come ciliegie mature. Non è così, fratello. Paolo disse: combatti il buon combattimento della fede. Perché si deve combattere? Per afferrare la vita eterna, non quella del cielo solamente, ma quella di ora. E mi piace, stavo analizzando questo, fratello, attenzione. Non è semplice il combattimento spirituale, non è vero che è semplice, c'è un combattimento, e io ho paura per le persone che non pregano. Io ho paura per le credenti che non combattono. Ho paura, fratello. Perché Paolo dice di combattere, l'obiettivo e lo scopo del combattimento è afferrare le benedizioni di Dio. C'è un diavolo che non vuole che noi siamo guariti, che noi siamo liberi, che noi siamo prosperi. C'è questo combattimento della fede. Paolo dice: combatti il buon combattimento della fede. Noi non preghiamo, attenzione, noi non preghiamo per ottenere le cose. Sentitemi, fratelli, noi non preghiamo per ottenere le cose. Noi preghiamo perché sappiamo che queste cose ci appartengono. Capite la differenza? Io non prego per ricevere, prego perché so che sono mie, c'è qualcuno che mi sta impedendo. Ho paura per quelli che non stanno combattendo spiritualmente, perché stanno dimenticando questo insegnamento dell'Antico Testamento. Dio diceva a Israele: ogni pianta che il tuo piede calcherà sarà tuo, ma se tu non metti i piedi in certi luoghi spirituali non li avrai né ora né mai. Dicevano molto loro di Dio: continua a pregare anche se tutto ciò che ti rimane è un sussurro, non ce la fai più, ma combatti con volontà. Ed è questa frase è bellissima. Agonizzare ci vuole agonizzare, combattere estremamente per la fede, perché si combatte per ricevere quelle benedizioni che Dio ci ha già dato, non per convincere a Dio. Io non sto pregando per convincere a Dio, Dio ci è convinto. Cioè, un altro campo di combattimento che ho fatto. L'obiettivo e lo scopo del combattimento della fede è afferrare le promesse di Dio. Gloria a Dio, che bello! Che bello! Che bello! Afferrare, notate, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna. Afferrare il greco è epilambonomai, che significa prendere possesso di qualcosa con le mani, prendere, ottenere. Cioè, lo devi prendere spiritualmente, è mia quella guarigione, quella cosa è mia. Fratello, impara a fare il combattimento spirituale, non è stato la figlia del capo, figlia del da. Noi il combattimento, io sono quello che la Bibbia dice che io sono. No, nel nome di Gesù questa cosa non l'accetto. No, nel nome di Gesù questa cosa la rifiuto. La rifiuto, non la rifiuto. Questa è una pensione. Tieni la pensione e la malattia. Io rifiuto la pensione e voglio la guarigione. Amen. Combatti. Gioia, combattiamo nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù Cristo, che ci sia lo spirito di combattimento in ogni cuore, ci sia lo spirito di Giosuè e Padre del Signore. Gente diversa, lo spirito straordinario, Signore. Alleluia. Che ama il combattimento non per avere le cose, ma perché sa che c'è le cose che appartengono e che non deve essere questa la vita. Quello spirito che anima, che mi libera dentro, quello spirito che suscita e mi realizza.
Thank you.
ramba che ne valere. Vogliamo rifugiarci in ogni situazione. Coriando nel sole. Signore, quando passeremo le acque, Signore, tu sarai là. Signore, quando passeremo il fuoco, tu, Signore, non ci farai bruciare. Perché tu sarai là con noi, Signore, noi ti ringraziamo. Perché tu sei sempre con noi in ogni tempo, in ogni età, Signore, per ordine. E noi ti ringraziamo, Signore, vogliamo benedire ancora, Signore, l'offerta che si copre la forza del tuo regno, e daremo tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Kita rabashita la rabasote rebanke rabanke. Uda da 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 basuri, shara da 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 mandere dele besika la bandas. Ora mandere dele dele shara da la bandere dele bandere dele bandarasoni. Thank you.
dimoriamo nelle acque, non è noi li passiamo, li attraversiamo. Signore non ci ha detto che non avremo attacchi, problemi, ma li attraversiamo, non ci rimaniamo lì. Li vogliamo attraversare nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Allora, stasera, attenzione a questo insegnamento, cerco di essere più veloce possibile. Cioè, ultimamente mia figlia mi piace papà, sei più veloce, no? Cioè, più mi rimango nella mente, più facciamo così. Oggi voglio parlarvi delle motivazioni che attivano, cioè mettono in movimento le benedizioni. Cioè, ora che mi spiego. Se noi non abbiamo una buona motivazione dentro, le benedizioni non verranno in questa vita. Cioè, perché io voglio prosperare? Perché io voglio questa cosa? Solo perché voglio farmi vedere dagli altri? Dove il tuo tesoro, dice la Bibbia, là sarà anche il tuo cuore. Quindi, se non stai attento a qual è la motivazione, perché vuoi certe cose, perché stai pregando per certe cose, se la motivazione non è giusta, non verrà una benedizione. O a volte sembra che è una benedizione, arriva, ma in realtà poi ci sono conseguenze, perché la benedizione di Dio non raggiunge che cosa? Dolore, se c'è dolore, non è una benedizione. Per cui, qual è la tua motivazione? Perché vuoi prosperare? Perché vuoi questa cosa? Solo perché si mangia tale rosa, c'è la pizzanita e pipinetta, e gli è la sua bella, i fratelli di mio pastore, parla italiano. Come si fa a spiegare Cicinetta, Sarisa, Libia? Quindi, cioè, qual è la motivazione perché io voglio una benedizione? Perché ce l'ha la sorella, il fratello? Semplicemente questa è perché io voglio, questa è la motivazione, non sarà una benedizione, forse non verrà mai. Io non voglio essere benedetto, fratelli, motivazione per farmi vedere, perché Dio, sapete, Dio conosce il, dice la Bibbia, l'uomo guarda l'apparenza, ma Dio conosce il cuore. Io non voglio che qualcuno è benedetto, io voglio essere benedetto perché sono benedetto, perché sono un figlio di benedizione, Dio mi ha benedetto con ogni benedizione. Quindi attenzione, quando nel tuo cuore la motivazione è sbagliata per ricevere qualcosa, che vuoi qualcosa, meglio rifiutarla. Cerca di avere una giusta motivazione. Ti voglio presentare una donna che era sterile, che si chiamava Anna, perfetto, la conosciamo, che c'era una sua... con il suo competitor che si chiamava Peninna. La parola Peninna è una parola, un nome ebraico che significa corallo. Ho visto che il corallo è una pianta che è sotto il mare, questo corallo, e addirittura appena vedo un pesce se lo mangio, sono carnivori, non lo sapevo. E ho visto che questa donna gli faceva le angherie, in greco i sospetti, in ebraico arrangia. Gli diceva: io sono incinta, io ho dei figli e tu niente. E questa donna piangeva, soffriva per questo. Però dice la Bibbia che lei è la più amata, Anna è la più amata di Peninna. E succede che questa donna soffriva tanto. Poi un giorno ha deciso: Signore, se tu mi dai un figlio, vedete come cambiò poi come Anna cambiò la motivazione. Signore, io non voglio un figlio perché lo devo dimostrare a quella o a quell'altro che io pure ho un figlio. Signore, se tu mi dai un figlio, io lo consacro a te. Vedete la motivazione come è cambiata, fratelli? Al posto di dire voglio quella benedizione perché devo fare vedere a quella che anch'io sono benedetta, no Signore, se tu mi dai quella benedizione cambio totalmente e te lo offro a te. E da lì è nato il grande profeta Samuele.
Per cui vedete come cambiò la prospettiva. Quando lei cambiò la prospettiva, la motivazione, non più per dimostrare a qualcuno che anch'io sono benedetto, quando lei cambiò questa visione, Signore, io voglio questo perché voglio dare gloria a te. Signore, io voglio prosperare perché voglio dare della mia famiglia e posso anche dare. Signore, io voglio questa cosa perché voglio portare gloria al tuo nome. La motivazione attiva la benedizione, ma la motivazione sbagliata non attiva la benedizione. Può sembrare benedizione, ma forse è una maledizione, perché se ti aggiunge dolore non è una benedizione. Quando ti dà una benedizione non ti aggiunge dolore, tranquillo, tutti in pace. Per cui però, per onore di verità, leggiamo questa storia. Prima Samuele, no, non è questa però, prima Samuele dal versetto 1 per completezza fino al 18. Allora, c'era un uomo di Ramatayam, Tosfim, vicino a Campofranco, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcanà, figlio di Eolam, figlio di Elio, figlio di Tou, figlio di Tusufu, efraimita. Aveva due mogli. Una si chiamava Anna, l'altra si chiamava Peninna. Peninna aveva figli, mentre Anna non l'aveva. Ogni anno questo uomo saliva dalla sua città per adorare e offrire sacrifici all'interno degli eserciti a Shiloh, dove erano i due figli di Eli, Ofni e Phinehas, sacerdoti dell'Eterno. Quando Elcana veniva il giorno di offrire il sacrificio, egli soleva dare a sua moglie Peninna e a tutti i suoi figli e figlie e loro parti, gli dava delle benedizioni. Ma ad Anna dava una parte doppia, perché amava Anna, benché l'Eterno avesse chiuso il suo grembo. Attenzione, apro una parentesi, la chiudo subito, però non voglio onorare il Signore qui. Tutti i verbi nell'Antico Testamento non sono mai causativi, ma permissivi. Cioè, Dio non ha causato, ha permesso, ma non ha causato. Concludo. Verso 6. O la sua rivale, notate, la sua rivale. Nella vita li avremo sempre le rivali, fratelli. Che siano parenti, che siano sempre che siano amici, non lo so che cosa, ma le rivali li avremo sempre. Ti sei comprato una giacchettina? Io me la compro con i perfili nuovi. Sapo pagare, per farla. Contento tu. Rivale. Io valgo il roppio. Poi ti sei aumentato, però non è bello. Insomma, mi piace questa cosa. I rivali li avremo sempre. A volte abbiamo rivali senza che ce ne accorgiamo. A volte abbiamo dei rivali senza che ce ne accorgiamo. C'è una famiglia, la nostra chiesa. Grazie a Dio, però è un purgatorio. Era un purgatorio. Questa famiglia, una volta, sapete, noi non eravamo, a quel periodo eravamo proprio non scarsi. Di più. Non mi metti più. E mi ricordo, avevo comprato mio figlio con sacrifici, ricordate, non Nintendo, sapete quello, come si chiamava quella cosa piccolino, non mi ricordo, comunque era un giocattolino che si giocava alla televisione, mi piaceva giocare su Super Mario, queste cose qua. E ho comprato, è di sottomarca. Quella persona dice no, che non voglio, non si sono, loro hanno i soldi, comprano un giocattolo e facevano neanche di sospettare a mio figlio, sì, però me ci sono più giochi, quello che mi manca, che da lì ho capito che anche purtroppo nella fratellanza ci possono essere queste situazioni, per non parlare delle famiglie, per non parlare degli amici, per non parlare. Quindi i rivali li avremo sempre. Poi dico, beh, forse l'ha fatto così, poi ho visto che il tossello di cuore, ho visto che questa persona era proprio cattiva. Purtroppo nel tempo, poi ho visto questa famiglia, fratelli, e non sono contento, che le motivazioni attivano le benedizioni, ma le cattive motivazioni attivano le maledizioni, perché l'uomo guarda l'apparenza, ma Dio conosce il cardiaco, conosce il cuore,
è stato nella motivazione, perché noi facciamo, perché noi diciamo certe cose. Quindi, ritornando ad Anna, nel suo senso, la sua rivale la molestava continuamente per farla irritare, perché l'Eterno aveva permesso, chiuso il suo grembo. Così succedeva ogni anno. Tutte le volte che Anna saliva alla casa dell'Eterno, Peninna la molestava. Ogni anno lei andava a pregare e quella la molestava, così lei pensava che si arrendeva con Dio. Quando andava a pregare, la molestava perché pensava, così si ribelleva il capo demoniaco, così si ribelleva contro Dio. Invece quella era diversa. Anna aveva un'altra motivazione. Dice Peninna la molestava, per cui la piangeva e non prendeva più cibo. Allora suo marito il cane le disse: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono io per te meglio di 10 figli? Montato proprio 10 figli. Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Scilo, Anna si levò, o il sacerdote che stava seduto sulla sul sedile all'entrata del tabernacolo dell'Eterno, e nell'amarezza della sua anima pregava l'Eterno piangendo dirottamente. Con questo versetto sono stato presente molti anni fa, io e mia moglie, di una paesana sterile che è venuta in chiesa, abbiamo pregato e lei ha detto: Signore, se tu mi dai i figli io li consacro a te. C'è la predicazione di Anna, ha avuto i figli e li ha fatti diventare chierichetti alla grande, no, in chiesa evangelica, evangelastica. Chiesa cattolica, si è sviata, ti do 2 figli, poi si è sviata, no? Con questo versetto lei ha preso per sé Dio la guarita paesana. Non faccio nome e cognome, perché se mi hai detto cosa facessi. Verso 11, poi fece un voto dicendo: O Eterno degli eserciti, se veramente ti guarda l'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, non dimentichi la tua serva, ma vuoi dare alla tua serva un figlio maschio, ha scelto anche il sesso, contrariamente a quello che è scritto, che questa partita di Dio si è alzata dalle oltre, ha fatto perché la misura di Dio, non la misura di uomo. Ora colui che può, e che si dica lei, ora colui che può fare suistatamente al di là di quanto noi chiediamo, per lei ha fatto una preghiera extra biblica, ma Dio conosce sempre la motivazione, il cuore. Se tu mi dai un figlio maschio, io lo darò all'Eterno per 20 giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. Attenzione, vedete la motivazione? Signore, non voglio un figlio per dare risposte. Fratello, inizia a pregare tua sorella, non voglio una benedizione per dare risposte. Questo mondo vive per dare risposte. Noi dobbiamo vivere per consacrarci a Dio. Un figlio te lo consacra a te, una prosperità te la consacra a te. Tutto ciò che consacra a Dio l'hai conservato. Tutto ciò che non consacra a Dio, tempo può passare ma sarà sterminato. Ecco perché noi consacriamo i nostri figli, consacriamo le nostre cose, perché la preghiera ti dà protezione. Verso 12, mentre sta prolungando la sua preghiera davanti all'Eterno, egli stava osservando la sua bocca, Anna parlava in cuor suo, soltanto le sue labbra si muoveva, ma la sua voce non si udiva. Per questo egli pensava che fosse ubriaca. Che discernimento aveva egli? Scambiare una persona che soffre per una persona ubriaca. 14. Così egli disse: fino a quando sarai ubriaca? Smaltisci il tuo vino. Gli aveva stato il nodo, fratello. Cosa c'è? Ho questo cucumbero. Che pastore sei? Come, non capisci che io sono afflitta? Ma quale ubriaca? Quando lo vedi che sono afflitto nell'anima, ma quale ubriaca? Che bello che Dio opera al di là se il pastore ha il discernimento o non ha il discernimento. Sarebbe buono che il pastore avesse il discernimento, però anche in una chiesa dove non serve il discernimento, Dio guarda sempre il gloria a Dio. 15. Ma Anna rispose e disse: No, Signore mio, io sono una donna afflitta nello spirito, non ho bevuto né vino né bevanda né briante né birra né cogna, che non voglio niente, Signore, ma state fondendo la mia anima davanti all'Eterno, non considerando la serva una donna perversa. Gli ubriachi sono in giulio, Signore, in giulio, io non voglio. Chi si ubriaca è una persona perversa, come se fosse la sua perversa.
perché l'eccesso del mio dolore e della mia afflizione che mi ha fatto parlare finora, allora egli rispose: vai in pace e il Dio di Israele ti conceda ciò che egli ha richiesto. Ella rispose: possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi. Così la donna se ne andò per la sua via, prese cibo e il suo aspetto non fu più triste. Poi, se vedete il capitolo 2, vediamo un attimino, perché sono il capitolo 2 l'inizio. Allora Anna pregò l'Eterno e disse: il mio cuore esulta nell'Eterno, la mia forza si è innalzata nell'Eterno, la mia bocca si è dilatata contro i miei nemici, perché mi rallegro della salvezza. E poi lì si vede che lei rimane incinta. Ma quello che ti volevo dire, fratello e sorella, notate che la motivazione, lei non ha voluto la benedizione per dare risposte. Se tu vuoi delle benedizioni per dare risposta alle persone, questa è una motivazione sbagliata, una benedizione che forse non avverrà mai o verrà malamente, fratelli, o verrà sotto forma di benedizione, ma non sarà una benedizione, perché Dio guarda la motivazione, sta vedendo quando tu preghi. Dio sta vedendo perché preghi, perché vuoi quella cosa, perché stai pregando per quella cosa. Stai pregando per fare vedere la gente, stai pregando per fare vedere chissà che cosa, o vuoi ottenere qualcosa, perché ti serve, semplicemente perché ti serve, perché le benedizioni di questa vita ci servono. Ma la motivazione sbagliata non attiva e non attira le benedizioni, ma al contrario delle benedizioni. Vi voglio leggere un altro versetto in Giacomo 4, dal verso 1 in poi. Giacomo 4. Da dove vengono le guerre, le contese fra voi? Sciarpe, non è che vengono. Non provengono forse dalle passioni che guerrete le vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate, combattete e non avete. Perché non domandate? Voi domandate e non ricevete, perché domandate il male per spendere nei vostri piaceri. Domandare male solo per spendere nei piaceri. Non i piaceri che voglio fare in città con la mia famiglia, no. Ma la motivazione qual è? Per farti vedere, per superare qualcuno. Beh, quella non si muterà in una benedizione. E qui dice: voi domandate e non ricevete, perché domandate male. Per spendere nei vostri piaceri, non per godere, ma per spendere i vostri piaceri, perché vi devo far vedere quello che non sono. Il mondo vive così, il mondo vive di apparenze, il mondo vive: io questa cosa perché voglio far vedere che sono qualcuno. Mi ricordo una volta una persona abbastanza prospera economicamente, lui e la moglie, sapete cosa mi disse agli occhi degli altri? Siamo in una bella società, e siamo conosciuti, accettati, ma dentro non abbiamo pace, non abbiamo tranquillità nella nostra casa. Fratelli, la pace inizia a casa, non con le cose. Lo ripeto, la benedizione inizia a casa, non con le cose. Le cose vengono, ma bisogna vedere qual è la giusta motivazione. Quindi quando tu vuoi prosperare, chiedi perché vuoi prosperare. Vuoi prosperare per far vedere che sei prospero, o vuoi prosperare perché vuoi fare bene alla tua famiglia, al regno di Dio e vivere una vita degna e benedetta? Perché la motivazione attira le vere benedizioni, ma le motivazioni sbagliate non attivano le benedizioni, attivano maledizioni. E poi dice il verso 4: adulteri, adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è l'amicizia contro Dio? Cioè il mondo pensa così, il mondo ha questa mentalità, ma voi no. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura dica: in vano lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia? Ma egli dà una grazia ancora più grande, perciò Dio resista ai superbi. Non li ascolta, non ascolta la teoria dei superbi. Chi sono i superbi? Se io gli direi alla sorella Mimma che cos'è un superbo, lei dice: che hanno l'aria di contenere. Ma me l'ha insegnato lei, casa della mia. Allora, mi ha insegnato un sacco di proverbi. Cosa di aggiungere ai proverbi che abbiamo?
ma proverbi saggi, saggi veramente. Dio resista ai superbi. Perché? Perché un superbo non ti chiede le cose con la giusta motivazione. Non chiede a Dio, non cerca le cose di Dio con la giusta motivazione, ma semplicemente perché deve dare risposte. Ma a chi? E io devo vivere per dare risposte. Pastori esauriti che vivono per dare risposte. La Chiesa deve crescere. Stamattina abbiamo scoperto cosa la Sonia ha fatto notare, c'è una persona che ha usato il mio profilo per farsi ingrandire. Tutte cose bloccate, della Sonia. Grazie a Dio, ho purgatorio. Ma Sonia dice, ma guarda che qui stanno usando il tuo profilo. E capito, c'è un pastore che ha usato il mio profilo e invitava questa persona. E non era il profilo di Mario Ponzi, il Radio Nero, senta, guarda, cioè, sapete, come le bocciole scalate, no? Per arrivare a qualcuno, a qualcosa, devi calpestare qualcuno. Nel mondo c'è queste cose, ci sono queste cose. E queste motivazioni sbagliate non attivano le benedizioni di Dio, attivano le maledizioni. Io non voglio, faccio le mie dirette, faccio le mie cose, fratelli, e basta, senza calpestare nessuno, senza rubare niente a nessuno, perché ho capito, fratelli, che la benedizione di Dio è quella che arricchisce. Io non devo dare risposta a nessuno, io non devo dimostrare niente a nessuno, io devo andare avanti, punto e basta. Il coso peggio degli altri che non sono benedetto e tutti di comprare un aereo, ma perché vediamo un aereo? Sapete, da me ci sono persone che per vedere che prospera gli altri hanno un aereo, si vanno a comprare l'aereo, no, tu si compra l'aereo, se ti invita a comprarsi il pacchetto. Quando ha visto che il pacchetto costava quasi quanto l'aereo, e tu puoi parcheggiare il pacchetto o l'aereo o la salaria. Parcheggio l'aereo a San Galopo. Chi compra l'aereo deve avere il bagialato. E quando è un aereo, fratelli? E sono pastori che sono rovinati perché Kenneth Hagin aveva aereo, Kenneth Copeland aveva aereo, Oral Wonder aveva aereo, Gerisabel aveva aereo. Ci sono questi cosiddetti grandi uomini di Dio che hanno raggiunto il massimo della prosperità, si potevano permettere l'aereo, ma sicuro si può mettere l'aereo, non mai calto l'aereo, si manca calto le cose che le basta. E in questi giorni ho sognato un sogno del genere, che avrei fatto tutto il mondo delle cose. Ma posso avere una parentesi, lo chiudo subito, Dio per me le dà sogni profetici, in base al combattimento. L'altro ieri ho sognato un sogno, e ho visto la mia testa un leone ruggente, bruciato, carbonizzato, che agonizzava, stava per morire. Un'altra tigre invece era viva, io sono salito sopra il tetto della macchina, e la pistola ci sparavo, come il mondo che mi è successo. Però ho capito, ho intuito qualcosa. Ho intuito che il leone è bruciato e sconfitto, però lui cerca sempre di cercherà sempre, ecco perché devo rimanere sempre nella fede e combattere il buon combattimento della fede. Però stasera ti prego, fratello, se raccogli questo messaggio, tu non devi dare risposta a nessuno, tu devi fare cose perché Dio ti guida, perché lo Spirito del Signore ti guida, e devi desiderare le cose, però con un'attitudine come Anna, che li consacri a Dio, perché è volontà di Dio, non perché semplicemente devi dare risposte a Peninna, non dare risposta a Peninna. 7, sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Che c'entra con il diavolo? Perché è il diavolo che ti dice di chiedere delle cose, di desiderare delle cose che magari non è volontà di Dio per te, per ora o in questo periodo, o la modalità non è giusta. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo e vedete di fuggire da voi. Tu non puoi vincere il diavolo se non ti sottometti a Dio. Tu non puoi avere benedizione di Dio se non ti sottometti a Dio. Il diavolo scappa in quelle persone che sono sottomesse a Dio. Anna cosa ha fatto? Si è sottomessa a Dio. Signore, Peninna mi fa le angherie, Peninna mi fa rage. Tutti parlano male di me, ma io me ne frego. Io non voglio un figlio per dare risposte. Io voglio un figlio e se me lo dai te lo consacro a Dio. Tant'è vero che quando è nato poi ha portato nel tempio, nel tabernacolo.
nell'ebraico c'è scritto se ne è disquisato. Che bello l'ebraico, conosce, fratello, che bello. Cioè, quasi quasi lei si è privata di quella benedizione perché aveva fatto un voto al Signore. Vedete la differenza tra Peninna, che voleva solo fare vedere, fare il peli agli altri. Io sono benedetto, io sono così benedetto, come quei bambini, quando ero bambino, io mi ricordo con altri bambini, mi faceva marraggia. La faceva ma candelena, non so se voi lo facevate pure, a candelena. Io non me ne vado nel negozio, ma mamma a cattare un giocattolo. Arriva tanto, e io non mi ha cattato un giocattolo. C'è molte volte nelle chiese è così, fratello, nelle chiese è così. Una volta un pastore è venuto qui e dico, qui sei venuto e qui non ricorderà meglio. Quando qui sono sta chiesa, diciamo, mi sembrava che eravate di più, noi invece andavamo, siamo di più, andavamo, e poi questa persona a Milano ha affittato una chiesa a Milano molto grande, e però i miei meno piccoli, e allora lui ogni mese ha problemi per pagare questo Milano, questo localone a Milano, vede, e la sua famiglia è sotto pressione, e dice che chiede sempre soldi per andare avanti. Lui, la sua famiglia e la chiesa. Non è una bella idea, capite? Quindi la motivazione è importante. Otto cosa dice? Avvicinatevi a Dio, resistete a Dio, dice avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi, nettate le vostre mani al peccatore, purificate i vostri cuori voi dal cuore doppio, affliggetevi, fate con dolore, piangete. Come piangete? Come fate con dolore? Cioè, se la tua posizione è questa, se la tua condizione spirituale è come il mondo, che chiede le cose solo per fare angheria agli altri, e allora affliggiti, fai cordoglio, piangi, ravvediti, perché non è una bella condizione quella che tu hai. Se invece tu vuoi questo libro perché vuoi onorare il Signore, Dio ti benedirà, perché Dio vede il cuore, ma se tu vuoi questo libro perché devo fare angheria agli altri, 10. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello giudica il fratello, il proprio fratello parla contro la legge, giudica la legge. Ora se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice, c'è un solo legislatore che può salvare e mandare in perdizione, ma tu chi sei che giudichi un altro? Quel fratello, quel sorello non è benedetta, perché? Perché non ha questo. Ma tu leggi la vita delle persone con le cose, perché se fosse questo non hai capito niente della fede. Perché sono persone benedette che ancora non hanno le cose, ma non perché non ce le hanno, perché non hanno fede, ma per diverse motivazioni. Per cui un credente che ancora non ha quello che dovrebbe avere è forse perché deve crescere la fede. Anzi, dovremmo aiutare a pregare i fratelli e le sorelle a ricevere qualcosa. A dire Signore benedici, Signore dati quello che vi manca, Signore aiutalo, provvedi, aiutate, cioè, questa condizione non è buona, perché prima o poi questo sarebbe maledetto, si presenterà in altre sfaccettature della tua vita. Per cui concludo, fratelli, per cui la motivazione attiva la motivazione. Anania e Safira non avevano quella motivazione, voleva fare capire quello che non era. Come gli è finita? Come gli è finita? Hanno chiamato a Magrib. Hanno chiamato a Magrib, ci dice il funerale. Perché? Perché la motivazione attiva o la benedizione o la maledizione. Pastore, quando mi parli di benedizione sono felice. Dovresti essere felice anche quando parli di maledizione, perché la Bibbia ci insegna come non riceverla. Come non riceverla. Concludo con un'ultima scrittura, ci sarebbero altre cose, però. Ageo 1:5. Perciò dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene il vostro comportamento. Avete seminato molto,
ma non avete raccolto poco. Mangiate, ma non vi saziate. Bevete, ma non vi soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta al caldo. Chi guadagna un salario lo guadagna per ripone in una foto di una posta quadrata. Così dice l'Eterno degli eserciti, così tratta bene il vostro comportamento. Ma notate un po' bene, queste persone avevano seminato, ma non avevano raccolto. Avevano conservato e perdevano quello che. Perché? Perché il loro comportamento, la loro, come la chiamiamo noi, la loro motivazione non attirava la benedizione, hanno seminato, sì, però, e pregavano, sì, però, cioè facevano le cose spirituali, ma la motivazione non era quella giusta, per cui non è che io semino, do le mie decime, le mie offerte e poi Dio mi benedice così. Ci sono tre cose da aggiungere, una di queste cose è la motivazione, è il cammino in amore, non arrabbiarsi con nessuno, quantomeno cercare di arrabbiarsi con nessuno, cercare di vivere in amore, mi capite? Non è solo io semino nel raccolto, ci sono cose da aggiungere, aggiungi un posto a tavola, come a canzone. Quindi Pietro dice, alla fede aggiungete la conoscenza, aggiungete la costanza, bisogna aggiungere un sacco di cose, perché la motivazione che tu hai dentro o attiva le benedizioni o attiva le maledizioni. E queste persone non si stavano comportando bene, perché in questo senso così dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene il vostro comportamento. Ma ok, hai seminato e poi ti scendi come tu vuoi, hai pregato e poi litighi con quello che dicono, hai pregato, hai confessato, però cammina malezzino in rancore. E camminando così, tutto quello che tu fai lo perdi. Guardate che tutto questo versetto, fratello, quando dice avete seminato molto, ma avete raccolto poco, mangiate ma non fino a saziarvi, bevete ma non fino a soddisfare la vostra sete, vi vestite ma nessuno sta al caldo, chi guadagnava un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Durante il cammino perde quello che ha ricevuto. Perché? Motivazione, il comportamento è importante quanto la fede. Quindi questa sera veramente il Signore ci vuole insegnare qualcosa, e concludo veramente, li leggo solo senza spiegare per essere veloce come ho promesso a mia figlia, Isaia 58, cioè facciamo un po' di musica, Isaia 58 dal verso 1, grida squarciagola, non risparmiate, Signore, qua brucia nulla. Signori, non risparmiate, pia una caramella alla. Come si chiama? Caramelle alla. No, che trovi, che trovi. Propoli, al propoli. Vuole caramella al propoli? Secondo tu una cattiva, 5 euro te le vengo visi una vinghina. Però sono ottime caramelle. Sai pubblicità, no, non avevo che vendere, ma ne abbiamo, non avevo. La polisteria, che ha problemi di gola, di voce, caramelle al trofoli. Non ve ne faccio piazzare perché ho l'ultimo che deve saltare. Quindi io prima di predicare mi prendo queste caramelle al trofoli, finisco di predicare, perché il propoli è un alimento delle api, preso. Okay. Quindi sono ottime, fratello, casomai per quelle che gridate con i vostri mariti che dice arriviamo, ne sono buone se casomai tenetevi a casa, perché stasera prima di iniziare, prima di gridare ti faccio pipì, ti metti una caramella di propoli nella bocca, ti faccio vedere che la tua voce arriva fino a ci fa tu per fuori. Grida squarciagola, non risparmiate, alza la voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, da casa di Giacobbe e i suoi peccati. Mi sono cercato ogni giorno, mi cercano ogni giorno e desiderano conoscere le mie vie come una nazione che pratichi la giustizia e non abbandoni la legge del suo Dio. Attenzione, cioè, mi cercano ogni giorno, prende dal culto, prego, ogni giorno mi cercano. E poi dice come una nazione che
pratica la giustizia e non abbandonano la legge del suo Dio. Mi chiedono dei giudizi giusti, desiderano avvicinarsi a Dio. E si dicono: perché abbiamo avvicinato e tu non hai visto? Perché abbiamo afflitto i nostri anni e tu non hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno, dice il Signore, voi fate ciò che vi piace, costringete ad un lavoro in vostro operario. Ecco, voi digiunate per liti, per dispute, per potete ovviamente col cugno, digiunando come fate oggi, non fate udire la vostra voce in alto. Cioè, è inutile che pregate, è inutile che digiunate e poi litigate, è inutile. Fratelli, non preghiamo più se io prego e poi mi devo andare a litigare, le preghiere non vengono ascoltate, perché la motivazione attiva la benedizione. Dice: è questo il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo affligge la sua anima, piegare la testa come un giungo, distende le mani sul letto di un sacco di cenere. Più piano, Gioele, chiami forse questo un digiuno o una preghiera, un giorno grande dell'Eterno? Il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo? Lui mi sta spiegando qual è il digiuno che piace a Dio: spezzare le carte della malvagità, sciogliere le gambe del gioco, rimandare in libertà gli oppressi, spezzare il gioco. Non consiste forse nel rompere il tuo pane con chi ha fame? Resterci un digiunare, fai l'opera di Dio. Nel portare a casa tuoi poveri senza tetto, nel vestire il piedi senza trascurare quelli della tua stessa carne? Allora, se fai questo, la tua luce irromperà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria eterna sarà cuore che lo guardia. Allora chiamerai l'Eterno, ti risponderà, griderai e dirà: eccomi! Se tu togli di mezzo a te il gioco, il puntare il dito, il parlare inimico, se provvede ai bisognosi, nell'affamato, sazi l'anima afflitta, allora la luce sorgerà nelle tenebre e la tua oscurità sarà come il mezzogiorno. L'Eterno ti guiderà nel continuo, sazierà la tua anima nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino innaffiato e come una sorgente d'acqua, le tue acque non vengono meno. Tu riedificherai le antiche rovine e i tuoi presidi rialzerai la fondamenta di molte generazioni passate. Così sarai chiamato il riparatore di brecci, il restauratore di sentieri per abitare nel paese. Se tu trattieni il piede dal violare il mio sabato, dal fare i tuoi affari nel giorno santo, se chiami il sabato delizi, il giorno santo dell'Eterno, se degno di onore, se lo onori astenendoti da tuoi viaggi, da non sbrigare i tuoi affari e da parlare dei tuoi problemi. Quando tu non vuoi guardare i tuoi problemi, stai onorando Dio, ma quando parli sempre dei tuoi problemi, lo stai disonorando. Come va? Mi do un braccio, mi do la gamba, mi do la testa, mi do lo fegato, mi do lo stomaco, mi do le mani. Mamma mia, c'è un modo per onorare Dio, non parlare di queste cose, confidare nel Signore. Tanto anche un po' la mano dice: di tua pensione, non di tua pensione. Dal parlare dei tuoi problemi. Chi parla dei suoi problemi non li ha consegnati a Dio. E questo parla sempre dei suoi problemi. Come va? A tuo. Già hai detto tutto. Come va? Non va tanto bene? Ma gloria a Dio, vada avanti per te. Amen. Come va? Ma diciamo che va bene, però gloria a Dio. Mi capite l'attitudine del problema, Danny? Perché la motivazione attiva le benedizioni, non voglio fare il super spirituale. Parlo delle mie disgrazie ai fratelli, ai miei figli, che cosa scende su di loro? Emozione? Dico sempre, quando c'è qualcosa che non mi voglio comere, non voglio che si sappia niente, non parlare con nessuno, non mi interessa. Invece nel nostro paese si usa, ci dice, che cosa è la febbre? La febbre, no, non capisco, aspetta. E non ho la febbre! E non ho la febbre! E non ho la febbre! Mio cognato, un cugino, un fratello, un parente, un bello.
E odiate queste cose? Dice, che c'è? Ah, oh, sicuramente sarà mi tolgo denti. Pronto! Curia! Tutto a posto? Tutto a posto? C'è, non dobbiamo rispondere. Per favore, ha detto a tutti i parenti che non dobbiamo rispondere. Io sono qui in Germania, in Svizzera. Poi ti domando, c'è un dente come va? E tu come sai quello dire? Chiaro, non è una rivelazione. No, perché sono quelli che vivono di queste cose. Va bene, sarà un mio difetto, pregate di Dio, ma a me non mi piace che la Chiesa non le possa. Se dico io per testimonianza, è un discorso, ma che io ho un problema e lo devo moltiplicare come i pani pesci, 5.000 e 6.000, non è una bella idea. Perché la Bibbia mi insegna che c'è un modo per orare a Dio è non parlare dei problemi. C'è un problema che si sa, si prega. E basta. Ok, va bene? Se mi sono dilungato. Ma siamo nel contesto, è inutile che digiuni, è inutile che fa questo, è inutile che la motivazione qual è? Sì, digiuno, però 14, allora troverai il diretto dell'Eterno, ti farà cavalcare sulle alture della terra, ti darà da mangiare l'eredità di Giacobbe, tuo padre, poi Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Mi piace quando dice il verso, io ti farò cavalcare sulle alture, ti farò cavalcare sui problemi, se tu la motivazione è giusta, qual è la motivazione giusta? Come Anna, Signore, io dedico tutto a te, non parla, avrei voglia di parlare ma non parlo. Tutto a te, confido in te, tu sei la mia forza. Quindi, fratelli, come ci insegna qui, le motivazioni attivano che cosa? Le benedizioni, ma le cattive motivazioni non attivano benedizione, tanto è vero che di Peninna non si è più saputo niente. Di Anna è diventata la grande donna, la mamma del profeta Samuele, grande profeta Samuele. Perché lei non voleva dire per farsi vedere, lei voleva consacrare tutto al Signore. Amen. Alziamoci in piedi per vedere il nome di Gesù Cristo. Tutto a Cristo io mi arrendo, cioè per voi tutto a Cristo io mi arrendo, alleluia. Tutto a Cristo io mi arrendo, arrendiamoci al Signore, fratello. Arrendiamo le nostre famiglie al Signore, arrendiamo i nostri problemi al Signore, le nostre verità. Impariamo a tenere la lingua, fratelli, nella parola di Dio. Impariamo a non dare belle notizie di malattie, impariamo a dare buone notizie nel nome di Gesù Cristo. E poi posso che uno dire i parenti che non sanno che io sto male, e mi faccio buono. Cioè, io non capisco questa mentalità, fratello. Come? Poi i parenti dico come? E malato e non mi detto nulla. E che sei dottore? Che ti cambia? E c'è questa mentalità, oh, fratello. Mia madre sa sempre le mie cose attraverso il medico. Mia madre, siccome non dico niente, si chiama un dottore. Cioè, come sa mia figlia madre? Dice, beh, ci non vengo, vedo, perché cioè, sa bene. E poi magari sa, vado a parente, vado a questo esame, faccio quello, ma non dico mai. Invece tanti miei carissimi fratelli gli fanno alzare la pressione a qualche genere. Ma, mi sento male! E mia madre, ma che un me posso smontare, un me posso smontare, se sei di questi ravvediti poco poco e allora Dio parla delle cose bene, è un paio di cose per come se non posso parlare, cioè hai detto tutto, dimmi le cose bene, sei ancora amico, glorifica Dio, sei ancora amico, ci sono problemi, ma se io non ti vedo quando sei vivo dici che stai bene, che ci guarda poi l'applauso, l'attivazione, l'approvazione degli altri, non ci viene attenzione. Una volta un fratello mi disse, pastore Mario, ma se mia sorella guarisce però mi tolgo la pensione. Capite, io pregavo per la guarigione della sorella e le dicevo che sempre perdo la pensione. Dico, sai che ti dico? Ti hai dato pensione.
c'è una malattia, perché è lo Stato per darti la pensione. Attenzione, non sto dicendo che non riceve la pensione se c'è giusta, ma è inutile che andiamo a cercare malattie per avere la pensione, facciamo un aggravamento. Ma non ti rendi conto che morte è vita, è in potere? Signore, spirito di sapienza e di rivelazione nella piena conoscenza, nel nome di Gesù. Amen. Tutto a Cristo. Spirito Santo sia con noi e con tutto il suo popolo, nel nome di Gesù. Amen.